Ben ritrovati, allora in diretta dal Palazzetto dello Sport di Fiumicino per questa serata pugilistica molto intensa. Vi ricordiamo già che domani sera attorno alle 23:45 vi proporremo quello che è stato il sottoclou di questa serata. Una serata che ha ora nel clou il campionato italiano vacante dei pesi super welter tra Emanuele Della Rosa e Francesco Di Fiore. I due non si sono mai incontrati. Emanuele Della Rosa e Francesco Di Fiore sono due pugili esperti. Emanuele Della Rosa vanta un'attività, una carriera internazionale di livello e adesso sta cercando di ripartire dopo una brutta sconfitta con Isaac Real, una sconfitta del 17 maggio del 2014, quando inaspettatamente finì KO tecnico all'ottavo round. E in quella occasione stava difendendo l'europeo dei leggeri, dei super welter, scusate. Ed è ripartito poi affrontando Aaron Cipak. Il rumore è assordante in questo momento all'interno del palazzetto dello sport, perché sta facendo il suo ingresso sul ring Emanuele Francesco Di Fiore, detto Explosive, il fruttivendolo di Capezzana, è un simpaticissimo pugile che risiede a Prato, è originario di Napoli. Tutti gli appassionati lo conoscono perché lui ha avuto la stessa carriera e la stessa attività internazionale che ha avuto Emanuele Della Rosa. Per entrambi questo può essere il match che può dare avvio a una seconda parte o una terza, se preferite, carriera dopo tante, troppe difficoltà. Ecco qui Emanuele Della Rosa, detto Ruspa, nomignolo che gli fu affibbiato dall'allenatore della squadra di calcio del Fiumicino, dove lui giocava da ragazzo prima di passare al pugilato. Questo allenatore si chiama Roberto Polci ed è lui che ha coniato questo nomignolo, più volte urlato da ring announcer La Manna, Emanuele Ruspa Della Rosa. Naturalmente è appropriato perché evidentemente lui è uno che non si ferma mai. Nel calcio, quando giocava a pallone, però in effetti, e credo che lo vedremo anche questa sera, è un fighter, è un pugile tecnico, è un pugile che non disdegna il combattimento ravvicinato. Certamente. La stessa cosa si deve dire di Francesco Di Fiore sulla destra del vostro teleschermo. È accompagnato dal maestro Fausto Talia e è assistito all'angolo anche dall'altro maestro Pierpaolo Callipo. Questo toscano di adozione, sposato, ha due figlie e, come dicevamo, ha un frutta e verdura a Capezzana. Mentre fa il fornaio, o meglio, ha due rivendite, due panetterie, Emanuele Della Rosa, che è allenato dal papà, scusate, da Luciano Sordini, è stato il suo primo maestro. Il padre Amilcare, invece, che era di Fiumicino, è morto nel 92. Questo perché Emanuele Della Rosa si sente di Fiumicino, dove si svolge questa sera questo incontro. È veramente alto, forte, intenso il tifo di questa sera.
facciamo o almeno io faccio fatica a volte a così a parlare e a riascoltarmi, è veramente molto molto forte. Allora, ecco la presentazione ufficiale, ascoltiamo. Al campionato d'Europa della categoria pesi super welter, già sfidante al campionato mondiale ad interim WBC dei pesi medi, è il cosfidante al campionato d'Italia dei pesi super welter. Al suo angolo Valerio Monti, col Catman Federico Carizzone, Franco Bellincampi ed Enrico Della Rosa, per la OPI 2000 da Roma, Emanuele Ruspa Della Rosa. Eccolo qui, dopo la presentazione di Valerio Laman, Emanuele Della Rosa. Molto folcloristica. Sì. E adesso ascoltiamo l'inno nazionale italiano. L'inno d'Italia. D'Italia per del pubblico. Il campionato italiano pesi super welter, la distanza è quella canonica dei titoli nazionali, cioè 10 riprese, titolo vacante. L'arbitro di questo incontro è Giovanni Poggi. A bordo ring abbiamo i giudici Francesco Cardullo, Antonello Paolucci, Gironaldo Massimi. Supervisore della serata è Massimo Barrovecchio. Tra poco tutto pronto e è difficile poter immaginare l'esito di questo match. Sì, un match aperto a ogni risultato, perché entrambi si partono che si eguagliano, non è che possano apparire uno più bravo dell'altro per ciò che ha fatto in più dell'altro. Sono due pugili che quest'oggi dovranno dare veramente tutto, perché partono alla pari. Ecco, ci sono moltissimi appassionati in questa occasione, casualmente ne abbiamo qui a fianco uno di noi e vorrei chiedere buonasera, un appassionato, ci sa dire, cioè, un pronostico da appassionato. Assolutamente impossibile fare un pronostico, sono molto motivati entrambi. Bene, grazie. E quindi anche se il campione, la campionatura del pubblico è limitata, però avete sentito, è davvero difficile poter immaginare l'esito di questo match. Intanto è partita la prima ripresa, molta precisione da entrambe le parti, ed è Della Rosa che parte con il suo jab che lo porta al volto e anche al corpo. Della Rosa prova con il montante al fegato, con la cintura, Della Rosa, la cintura color oro, sì, dorata, il colore è di fiore. Mentre il fiore è il
Il nostro sì. Tricolore. Tricolore, testa rasata e soprattutto guantoni blu, guantoni rossi per Emanuele Della Rosa. Che si legge dietro del calcini anche il suo cognome. Sono due grandi mestieranti, Emanuele Della Rosa all'attivo 34 vittorie, di cui 10 per KO, 2 soltanto le sconfitte. Un bel record. Francesco Di Fiore dal canto suo, 17 vittorie, 5 per KO, 10 le sconfitte, 3 pareggi, totale 30 match. È stato un percorso agonistico, quello di Francesco Di Fiore è più complesso, più articolato, più problematico a tratti, che spiega le 10 sconfitte. Sì, è un momento di studio questo, partono dei colpi ma senza potenza, cercano di capire da quale parte è più conveniente attaccare. Entrambi in guardia normale, molto protetto Emanuele Della Rosa, con una guardia molto alta, ha un allungo maggiore Francesco Di Fiore e lo sa usare il destro di Fiore, che è andato a segno, ha lasciato interdetto per un millesimo di secondo Emanuele Della Rosa. Francesco Di Fiore è sostenuto dal pubblico. Sì, pur essendo, lo ricordiamo, di Prato, lui vive a Prato, ma molti suoi giustamente. Sì, difatti Di Fiore sta facendo le cose più belle, perché adesso è lui che tiene la posizione di attacco e i suoi colpi arrivano, anche se Della Rosa ribatte e controbatte immediatamente. Andiamo all'angolo blu, quello di Francesco Di Fiore, che sono curioso di ascoltare il proprio maestro. Non ti fermare su quel colpo. Io so che gancio devi passare sotto e gancio sinistro. Ti piglia. E non ti, quando l'hai preso, non ti fermare. Perché ti fermi? Quando il colpo va a segno, non ti devi fermare, ti devi continuare. Vabbè. No, guarda Francesco, non è nulla. Cioè, il crociano con il gancio sopra, l'hai già beccato. Destra e gancio sinistro. Gancio sotto. Destra e gancio sinistro, e poi passa sotto e rientra. Quindi gancio. E stai attento sempre con quel gancio. Quando porti il gancio, passa sotto e rientra, Francesco. Ok? Tieni su quel è proprio veloce. Cioè, quel gancio sinistro è pericoloso. Fuori i secondi. Insistono molto sul gancio, che deve ripetere, sì, deve portare, sembra, più spesso. E mi sembra che ci sia anche un po' di preoccupazione da parte di Francesco Di Fiore, subito addolcita, edulcorata dai suoi secondi. È stato incoraggiato, adesso vediamo se in questa seconda ripresa. Ecco Di Fiore a destra del teleschermo. Scambi di colpi da lontano da entrambe le parti, non c'è una supremazia ancora da nessuno dei due. Gancio destro comunque di forza di Fiore, è ancora un altro gancio destro parzialmente a segno. Prova. Più precisi i colpi di Fiore. In questo momento sì. E non dà tempo a Emanuele Della Rosa di organizzare un... Sì. È sopraffatto dalla continuità, sì, dei colpi, ecco, di Fiore. E alcuni colpi incrociati di Fiore vanno a segno. Emanuele Della Rosa leggermente in... disagio in questa fase. È a disagio, proprio a disagio, perché non riesce a trovare il bandolo per il montante destro che è entrato ancora. Per fortuna di Della Rosa non era potente. È sempre però Di Fiore che
si muove avanzando a piccoli passi e mettendo Della Rosa nelle condizioni di doversi difendere. Sì, la quantità di colpi da parte di Di Fiore è maggiore nel corso del round. Ecco il sinistro di Della Rosa e poi il destro, due colpi più belli di questo secondo round da parte del Romano. Controbatte immediatamente Della Rosa, ma deve stare attento perché vedete, ecco, immediatamente il montante destro di Di Fiore è arrivato a segno alla punta del mento in maniera precisa, molto corretti entrambi i pugili. Cioè, beh, sono due veterani del ring, sono due pugili di caratura che certamente sanno interpretare al meglio l'arte pugilistica e le regole. Ecco ancora i colpi di Fiore. Sì, Di Fiore che riesce a mantenere quasi sempre il centro del ring. Andiamo a sentire adesso Emanuele Della Rosa. Allora, non ti incavoli a marci troppo addosso, porta prima i colpi, staccate, non ci sta attaccato, porti bene, noi dobbiamo portarsi a casa di riprese, non ce l'avete un cazzo che fa a pagare, fallo respirare, capito? Due colpi, va via, passetto indietro, aspetti, tanto arriverà lui e rimetti il corpo fuori. Basta. Adesso comincia piano piano a lavorare più col gancio sinistro, che questi colpi si riprende, hai visto? Gli ha fatto una bella azione prima, diretto destro e montante sotto, prova a doppiare pure il gancio sotto, tanto lui è passivo, capito? Come stai, bene? Colpi? No, gli era la nuca. 20 secondi. Questa era la chiacchierata, sì, di Valerio Monti a Emanuele Della Rosa. Sì, una chiacchierata, sì, qui ha cercato ovviamente il maestro di tranquillizzare Emanuele Della Rosa e di instillare nel suo pugile alcune convinzioni che secondo me non si sono assolutamente palesate, manifestate, mostrate nei due round precedenti, ma sappiamo che a volte serve anche la parola giusta e la piccola bugia. Comunque Emanuele Della Rosa piano piano uscirà fuori. In questo round i primi colpi sono stati quelli di Della Rosa, evidentemente il suo secondo l'ha convinto, ma controbatte però immediatamente sì. E si rifà dei colpi ricevuti. E prova addirittura il colpo spettacolare che non riesce e sembra al momento riuscire ad avere maggiore stabilità di fronte all'avversario, una presenza, un'autorevolezza maggiore, sempre molto composto sia nel proteggersi che nel passare al contrattacco. Fiore, un po' in affanno Emanuele Della Rosa. Sì, Di Fiore porta i colpi da breve distanza, parte da breve distanza dal bersaglio e quindi ha più facilità di arrivare a segno per non essere intercettato strada facendo, come può succedere invece e sta succedendo anche a Della Rosa. Nino, non mi aspettavo comunque un avvio così da parte di Fiore, un avvio molto pensato, un avvio tecnicamente fatto di precisione. Migliore. Sì. Sì, sta facendo vedere le cose migliori perché i suoi colpi sono ragionati. Pensavo preferisse aspettare la box d'attacco di Emanuele Della Rosa, che ancora non riesce a trovare il bandolo della matassa, non riesce ancora a trovare la strada giusta per poter aggirare quella che è l'offensiva di Fiore. In questo round è costretto e sta diventando anche indietro, sempre molto più sciolto con la sua box di con Fiore, dici bene, più sicuro di quello che sta facendo. Questo è un segnale negativo per Della Rosa. Sereno, tranquillo, schiva da vicino i colpi e rientra immediatamente. Ed è lui che
al meglio perché attacca e lui è stato fa. Bravo stavolta, però Emanuele Della Rosa è riuscito ad incrociare due gerbi, due bei colpi di Emanuele Della Rosa, però tutto il round è stato di Fiore che ha sempre fatto il passettino avanti per primo, imponendo al suo avversario di fare un passo indietro. Allora facciamo il ping pong, quindi angolo blu, andiamo ad ascoltare Di Fiore. Devo stare diretto, sentite da vicino, faccio due giorni. Stai vicino. Allora, devi lavorare quel sinistro. Fallo bene, fallo bene. Col sinistro, ti avvicini, destro, diritto, no? Destro e gancio sinistro. Devi portare 3 o 4 colpi essenziali. Poi devi passare sotto e rientrare il gancio. Più che altro è destro. Destro e gancio sinistro. Più brillante, pensi. Non ti fa partire lui, parte lui. Vasellina. Vito? Francesco, lui fa partire lui. Devi partire te subito. È coperto, vito? Quando porti il destro passa al sinistro, prendi il destro sul braccio, entra il gancio sinistro, certo. Provaci, cazzo, capito? Però su il braccio destro, su il braccio destro, devi fare di più, Francesco, devi fare di più, facendo la metà. Francesco Di Fiore è attentissimo ad ascoltare le informazioni che le dà il suo secondo, completamente rapito. Ed è giusto che sia così. Allora, davvero? Quarta ripresa, le prime due a mio giudizio, Nino, sono in favore di Francesco Di Fiore. La terza forse di strettissima misura se la può essere aggiudicata nel finale Emanuele Della Rosa. Sì, certo, Della Rosa è un pugile di tutto riguardo che bisogna avere e attendere che faccia ancora le cose migliori che lui sa fare. Però la velocità di Fiore è tale che costringe l'avversario ad indietreggiare. Questo è un match che si deve giocare sull'anticipo, sulla scelta di tempo, e chi riesce a rubare il tempo all'avversario avrà vita facile. È un match ragionato moltissimo. Assolutamente. Ogni azione è ragionata. Della Rosa è il primo ad toccare l'avversario, ma immediatamente Di Fiore è il primo a toccare l'avversario. Di Fiore parte con l'azione e poi è Della Rosa che chiude, quindi si eguagliano quasi alla fine di ogni ripresa le azioni dell'uno con quelle dell'altro. Sarà difficile al termine esprimere un giudizio per i giudici chiamati a questo compito. Intanto Marco Marzuoli, l'arbitro di questo incontro, ha veramente poco da fare perché esemplare correttezza di entrambi. Sì, sono due pugili. Quindi, che ragionano moltissimo. Match pulito, molto pulito, almeno sino a questo momento. Combattono con la testa, come si diceva. E speriamo non attestate. Non attestate. Ci sono stati un paio di contatti in precedenza. Bello il destro di Emanuele Della Rosa. Della Rosa, montante sinistro e destro sopra, perfetti. Ancora il destro che riesce a anticipare l'intenzione di Francesco Di Fiore. E questo quarto round sta vedendo un Emanuele Della Rosa in crescita, sta prendendo fiducia. I primi due round Della Rosa o si è risparmiato oppure è rimasto disorientato dalla strategia del suo avversario. Sì, Della Rosa sta facendo le cose migliori in questo round, anzi devo dire che sta facendo quello che non abbiamo visto fino adesso da lui. È un incontro però di due pugili intelligenti, come si dice, due pugili che ragionano sul ring ed ogni azione che viene portata è voluta e ragionata. Ascoltiamo Monti, angolo rosso. L'unica cosa, lui non c'è un caro niente. No, dobbiamo finire tutti, non ce ne frega niente. Due colpi. Ma come forse adesso mi fa male? Non so, male. A parte non me ne frega un cazzo che ti fa male, ci passiamo sopra. Forse rosso. Ok, vabbè, pazienza. Vabbè, lo sapevamo e eravamo stati, quindi ce ne frega niente. Cambia niente. A maggior ragione, non tenti la tentazione.
capito? Serve. Due colpi, non serve. Te ne vai, stai a fare tutto bene. Perché ne rischi a prendere colpi, capito, inutili che non servono? Perfetto così. Stai andando via, quando lui viene tu gli metti due o tre colpi, arriva e via, non ci sta a capire niente. Mi piace se bene. Lavoro esplosivo, va bene, dai. Allora, purtroppo avete sentito, Emanuele Della Rosa sta accusando un problema alla mano destra, se non sbaglio. Intanto inizia il quinto round. E quando inizia così si può soltanto peggiorare nel corso del match. Adesso Della Rosa ha portato dei bei colpi di sinistro, soprattutto, anzi sta lavorando, pare, quasi di più soltanto con il sinistro. Un destro, ma purtroppo ho chiesto conferma e la mano destra, che aveva già un problema, probabilmente è infortunata in modo tale da far dire a Emanuele Della Rosa non ce la faccio, è rotta, e non posso andare avanti. Peccato. Ci auguriamo che come dire, che non sia così grave che possa utilizzare ancora il destro, e questo vorrebbe dire proseguire il match fino alla fine come vorrebbe il proprio maestro. Dice, lo dobbiamo vincere ai punti. Perché c'è stato chi in passato ha vinto anche con il solo sinistro, chiaro, non si può, è roba da fuori classe. Come non si può sapere cosa sia accaduto, certo, alla mano, può essere solo una infrazione al periostero, esatto, che non è una frattura ossea e quindi dolorosissima, ma che può essere utilizzata, certo, e usata la mano. Era un problema diciamo un po' antico che evidentemente si è, sì, riacutizzato. Assolutamente, sì, sì. Tutti i pugili hanno delle infrazioni al periodo. Destro, pur con la mano a mezzo servizio, è riuscito ad infilare un bel destro Emanuele Della Rosa, ci riprova ancora. Ancora da vicino fa le cose più belle. Però tu che hai avuto la mano rotta, Nino, per tutto un incontro, proprio la destra. La mano rotta è grave, ma alle volte è soltanto sapere un'infrazione, diciamo, della parte molle, non ossea, che è dolorosissima però tanto quanto quella dell'osso. Sta cercando di legare di più Della Rosa, ovviamente, perché psicologicamente ci si sente meno mati. Se l'avversario non fosse stato Francesco Di Fiore, si poteva anche immaginare un combattimento stoico alla Benvenuti o alla Parisi, perché un altro che aveva un problema grave alla mano destra e ha portato a termine molti incontri vincendoli anche solo con il sinistro. E il destro di Emanuele Della Rosa è arrivato molto bene a segno. Si è fatto male. Si è fatto male alla mano, sì. Non deve essere stato un piacere neanche per Di Fiore riceverlo. Ho paura che Di Fiore abbia capito comunque che A parte che Di Fiore secondo me ha capito Della Rosa, ma sentiamo l'angolo di Della Rosa, cerchiamo di capire com'è la situazione. Manna giù aria, capisce, 4-1 5-0 4-1 respira, manda giù aria. Allora, questa ripresa mi è piaciuta meno delle altre, non ti devi buttare dentro. Il destro non glielo dirà quando sono troppo attaccato, vai giù da questa, cosa che dobbiamo evitare. Sinistro di scatto lungo, media distanza, fotti per me. E lui che ti viene a cercare, gli metti due colpi e te ne vai. Aspettalo, non serve che rimani. Capito? Aspettalo. Se no rischiamo di farsi male e basta. Il jab è la chiave. Ok, il jab è la chiave, sinistro. L'aspetti, jab secco, passo indietro oppure metti il destro. Prima ha preso, gli ho messo un gran destro. Sì, però ce ne dobbiamo fregare, noi dobbiamo finire il punto. Non dobbiamo andare a fregare, non dobbiamo andare. Mi raccomando, non ti fa mettere a fanno. Capito? Aspettalo, non serve che avanti, non sa fare vai, questo. Vai. E questo ridimensionerebbe quello che era il poi soltanto il nostro allarme in fondo. È vero. Può darsi che è un indolenzimento alla mano, speriamo che non si tratti di problemi più gravi. No, è quello che ho detto io, la parte molle, sì. La guaina della mano, anche se lo ribadisco al termine del quinto round ho chiesto espressamente fuori cuffia a Valerio Monti, che è il suo allenatore,
Belli questi colpi. Fatto il problema la mano, dice sì, è rotta. Ancora, no, non è rotta quella mano, la sta portando e utilizzando come. Momento in cui ha deciso di aumentare il ritmo, dolore o non dolore, questo potrebbe essere anche un segnale però di una inferiorità psicologica che potrebbe portare Emanuele Della Rosa a tentare il tutto per tutto. È difficile. Difatti dall'angolo gli stanno dicendo di non esagerare, di andare indietro piuttosto, dai gesti che ho capito, ma il temperamento di Della Rosa è tale che è veramente una ruspa, che quando decide va avanti a testa bassa. Il sinistro, solo jab chiedono all'angolo di Della Rosa. Intanto Francesco Di Fiore comunque è diventato un po' meno preciso, ma semplicemente perché ha aumentato il ritmo di Emanuele Della Rosa, quindi sono meno le occasioni per Francesco Di Fiore, che comunque non perde occasione chiaramente di poter piazzare dei colpi lunghi. I colpi di Fiore sono stretti, colpi che arrivano però a segno, se non con potenza ma con molta precisione. Della Rosa è costretto, non cede, non molla. Sì, ma è costretto anche come dire, a trovare il contatto, e trova in Francesco Di Fiore comunque un avversario che lo accetta di buon grado per un po' di stanchezza, mentre Emanuele Della Rosa sta attraverso il contatto riesce a trovare comunque la strada per portare dei colpi più efficaci. Sta dimostrando un grande cuore Della Rosa, e anche i suoi colpi che arrivano parzialmente a segno, soprattutto il destro che non è sempre convinto di portarlo, e adesso l'ha portato completamente a segno, preciso, è arrivato, chissà quanto ha sentito male. Certamente un grande cuore Della Rosa. Andiamo da Di Fiore. Aspetta, anche i colpiti ci stanno, capito? Avvicina quel sinistro, del sinistro. Avvicinati col colpo dritto, poi quando sei vicino continua la voce. E quando vedi quel montante arriva sempre, cioè ti ricordi il montante. Allora quel sinistro, il destro e poi quel montante. Quando sei vicino di lavorare, ti fa brillare. Fagli il ritmo, prego. Non ce la fa. Francesco, ricordi che fece in palestra? Sì. Ricordi il correttore Martina Piave? Ha visto? Ha visto che il sinistro ha fatto? Più brillante, Francesco, ci sei. Francesco Di Fiore ha ascoltato con molta attenzione quanto gli è stato detto, guardando fisso negli occhi il suo secondo. Vediamo ora. Siamo al settimo round di questo campionato italiano super welter tra Francesco Di Fiore e Emanuele Della Rosa. Della Rosa sulla destra del vostro teleschermo è atleta romano di Fiumicino, per la verità, dove si sta svolgendo questo incontro, di Prato, ma napoletano di nascita invece Francesco Di Fiore. I colpi di Della Rosa sono arrivati veramente a segno, si stanno facendo preciso. Sì, più pesanti, Finalmente sta sopportando evidentemente il dolore della mano, e i suoi colpi li porta con apparente tranquillità. Sale il tifo per Francesco Di Fiore. Sì. Scivola intanto Emanuele Della Rosa per un istante. Di Fiore più veloce, i suoi colpi. Il match è cambiato comunque. I colpi di Fiore arrivano più precisi, più veloci. Match è cambiato dopo le prime 3-4 riprese, il ritmo è andato a salire, adesso è diventato un match
come ci si poteva attendere, cioè un match fisico, un match di contatto, un match a tratti anche disordinato, però un match quasi inevitabile da parte di due fighter come loro. Testa molto bassa, troppo a volte per Emanuele Della Rosa. Sì. Essendo un po' più alto, Francesco Di Fiore riesce a evitare il contatto della testa di Della Rosa. 50 secondi al termine, diventa un braccio di ferro in questo round del campionato italiano. Della Rosa insiste da vicino con i colpi al corpo. E Di Fiore con il montante destro e il gancio destro. Gancio sinistro entrato di Emanuele Della Rosa. Della Rosa continua la sua azione. Bello il movimento di Francesco Di Fiore, poi rimane sì. Lì e quindi deve subire quell'1-2 di Della Rosa. Molto più elegante il movimento e l'azione di Fiore, ma più possente, più forte quello di Della Rosa. 5 secondi al termine. E siamo alla fine del round. Sentiamo l'angolo di Della Rosa. Vado, vai, respira, eh? Niente, niente, niente. Ma la capocciata va a cercare. Niente, c'è partito lui. Non famo ste cazzate. Guarda che mantenere a distanza. Ma adesso non sapete se hai preso. No, le hai vinte tutte se le riprese. Il problema qual è? Che adesso lui viene dentro. Bella tua. Capito? Viene dentro perché deve provare. Allora non ti fa incastrare nelle situazioni di bagar del cazzo. Stai lontano, gli metti i colpi dritti e te ne vai. Sicuramente va via, non parti col destro. Lui viene. Usa il sinistro. Come si avvicina, tira due cazzotti. No, e subito lì devi ribrigare e poi riandartene. Ok, ragiona su questo. Come viene lui? Tira due cazzotti. Tu che fai? Aspetti, perfetto. Alzi le mani e rientri, ok? Buoni e vai via. Capito? Vai, mano. Allora, ottava, nona e decima ripresa. Tre riprese per dire chi è, sarà il nuovo campione italiano dei super welter tra Francesco Di Fiore e Emanuele Della Rosa. Comunque ci sta assistendo ad un combattimento di grande cuore da entrambe le parti. È un combattimento diviso veramente in due fino alla quinta sesta ripresa, quindi al giro di boa, un predominio di Francesco Di Fiore e una box molto più ordinata, pulita. Poi rotti gli indugi, non c'è più nulla da perdere, partita intanto c'è stato credo sì un credo che ci sia stato un richiamo ufficiale? No, grazie, ho chiesto perché per un attimo c'era sembrato un richiamo ufficiale. Comunque c'è un avvertimento. C'è un piccolo taglio sull'arcata sopraccigliare di Emanuele Della Rosa e quello che l'arbitro saggiamente Marco Marzuoli ha indicato ai suoi colleghi a bordo ring è: attenzione, teniamo d'occhio questa situazione che può evolvere all'improvviso. Un taglio all'arcata sopraccigliare sinistra di Emanuele Della Rosa, probabilmente con un contatto con la testa. Comunque involontario sempre, perché sì, ma semplicemente perché li conosciamo, tutti li conoscono, sanno che sono veramente due pugili molto corretti, onesti, non farebbero mai cose del genere. La ferita è molto piccola, quella dell'arcata sinistra di Della Rosa. Questo ottavo round e la muscolarità di Emanuele Della Rosa sembra venire fuori. Però è la tattica, la tecnica di Fiore.
ormai è bagarre aperta, ha portato e sigillato all'angolo il suo avversario. Stavo decantando Di Fiore quando De La Rosa è partito con un destro all'angolo di De La Rosa e lo ha colpito, ecco, il sinistro con molta poi potenza. Scivola di nuovo, la seconda volta che scivola Emanuele De La Rosa, ed è lui che va a cercare il contatto, cioè la clinch, con la grande esperienza che ha, è lui proprio che va a cercare il contatto, segno che preferisce, viste le energie, portare a segno uno o due colpi e poi evitare la reazione di Fiore. Sì, Di Fiore da vicino ha portato dei colpi al corpo molto belli, precisi, sono colpi che non hanno una grande efficacia e neanche spettacolarità, però sono colpi che arrivano a segno e che i giudici considerano. Sentiamo Di Fiore. Devi mandare via, Francesco, quando ti si lega, o gli porti in montante, dai via. È importante, ti porta vicino, fai montante, montante solo, montante calci sinistro, okay. Ma fallo! Francesco. Va bene un corno, dalla prima ripresa ci va bene, dai! Oh, questa è l'ultima ripresa, questa è qua c'è l'ultima, quando ti lega, gira, tira l'unghietto, tira indietro, a me si fa che lega, quando ti spingi, rispingilo davanti, non ci rimane l'inizio, due riprese Francesco, due riprese, sì, però devi portare i corpi, non ti fa sorprendere, porta cazzo questo corpo, dai, non ti fa sorprendere, se fai mezzo passo indietro, ma c'è più lucido, lucido, cazzo! Queste le ultime raccomandazioni per Francesco Di Fiore. Questi due grandi combattenti vanno ad affrontare la nona e penultima ripresa. Si riparte dal campionato italiano, una lunga strada per entrambi, un apice conseguito e adesso una voglia di ritornare ad avere una corona, una cintura e gioco forza, ripartire dal campionato italiano e sperare in una chance di un titolo continentale o anche di un sottotitolo continentale. Che se lo meritano. Che se lo meriterebbero entrambi prima di magari concludere la carriera. Perché purtroppo c'è da dire che entrambi io credo che l'apice l'abbiano già raggiunto nel loro passato e in cuor loro io credo che questo lo sappiano. Beh, pur sapendolo ci prova. Assolutamente. Ha un senso quello che stanno facendo, ci mancherebbe. Francesco Di Fiore mi sembra più, attenzione alla testa, più voglioso di attaccare, di mettere i colpi. E Francesco Di Fiore, come vedete, avanza e porta dei colpi, gancio destro di Emanuele Della Rosa, ma che non può evitare i colpi di Della Rosa che da vicino scarica la sua potenza. Ha una migliore tecnica nel portare i colpi, partendo proprio da vicino, dal bersaglio, da pochi centimetri dal bersaglio. È veramente un match difficile per entrambi. E anche per i giudici. Si sono toccate di nuovo anche la testa. È un match difficile per tutti, anche per i giudici. Lavora perché sotto Francesco Di Fiore. Comunque grande coraggio di Della Rosa che si aiuta anche col proprio peso per cercare di portare alle corde, immobilizzare un Francesco Di Fiore che ha dimostrato in tutto il match di avere una migliore scelta di tempo e soprattutto di utilizzare al meglio quello che sono i colpi lunghi. Più un ragionatore. È difficilissimo poter dare un verdetto. La sensazione è che Di Fiore potrebbe meritare questo titolo italiano. Sì, anche se finisse qui, ma c'è ancora una ripresa ovviamente. La sua tattica è più tecnicamente evoluta, riesce a toccare l'avversario molto più spesso di quanto non riesce a Emanuele Della Rosa. Emanuele è più focoso,
ma i suoi colpi sono meno incisivi, meno decisivi, meno precisi. Meno precisi. Sentiamo il suo angolo. Monti ci ha buttato dentro, non accettare lo scambio, devi andare incontro, sei più veloce, sei più esplosivo, okay. Gli distanza. Muovi quel sinistro, respira bene. Andiamo su sto cazzo di dito, tranquillo. Respira e basta, respira. Non serve. E muovi le gambe, contralo. E vai via, appena arriva, e te lo incontro, su, sei buono a fare. Sei allenato, stai okay. Sta fare. Va buono? Oh. Ok, capito. Ci devi mettere tutto sta stesso, devi Mesta, avere le palle, sceglio. Oh, secondo e facciamo anche un grande applauso. Prendiamoci questo titolo, quindi ecco, prendiamoci questo titolo, vediamo. È probabile. Sono meritevoli entrambi. Che l'angolo di Della Rosa abbia notizie sui cartellini dei giudici, abbia avuto notizia di un vantaggio. E tutto può essere, ripeto, non vorrei essere nei panni dei giudici questa sera per dire chi si porterà a casa il tricolore. Intanto è bagarra accesa. Di Fiore partito però bene, toccando più spesso di quanto non sia stato toccato lui dai colpi in questa fase del round. Sono più veloci le braccia di Fiore. E prova con il sinistro spesso doppiato e aggiungendo poi il destro. Della Rosa reagisce con dei colpi più potenti. Adesso ad essere impreciso è Di Fiore, banalmente impreciso. Ma c'è anche la stanchezza ovviamente. E ancora. Grande cuore Di Fiore anche. Prova a sottrarsi dai colpi lunghi Emanuele Della Rosa. Indietreggiando e girando attorno. C'è stata una smorfia di dolore della sì, Rosa. Sì. Oh, è stato un colpo con la testa o la mano che le fa male. Gli fa male la mano sicuro. Eh sì, tra poco ce lo faremo a dire ai nostri microfoni. Sentiremo da lui. Perché se così fosse una medaglia al coraggio la meriterebbe. Tanto un minuto e poco più al termine, gira abilmente Di Fiore sull'avversario, avversario che ormai ha rotto ogni schema, cerca di andare avanti le gare, e parlo ovviamente di Della Rosa, perché le energie e la lucidità ormai non ci sono più. Mentre Di Fiore gli rimangono le sue energie, anche per lui non molte. È riuscito stavolta sinistro e gancio destro per Emanuele Della Rosa, molto molto buono. Una grande aggressività quella di Della Rosa, che è riuscito a mettere all'angolo Di Fiore e insiste, continua a spingere almeno. Ecco che si fa vedere la ruspa che... 20 secondi al termine. Sono lunghissimi. Un combattimento duro per entrambi. E da vicino è Della Rosa che riesce e a mettere finisce il colpo. Qui, finisce qui il match. Un match difficile, duro. Durissimo. Per entrambi i pugili e difficile anche per i giudici. A mio durissimo avviso. Combattuto da due uomini che sanno bene cos'è la durezza del ring. Perché quando c'è stato da accelerare, portare il match sulla bagarre, sul corpo a corpo più faticoso e rischioso, lo ha fatto Emanuele Della Rosa. E lo ha accettato bellamente Francesco Di Fiore. Due gladiatori, visto che siamo possiamo dirlo a Roma o in zona, possiamo utilizzare questo eufemismo, però questo eufemismo esatto. Due gladiatori, due grandi combattenti di lungo corso che sono riusciti, anche se con una box non sempre ineccepibile, a dare spettacolo a questa serata. Ma in quanto ad aggressività e a combattività,
non sono stati secondi a nessuno in questo combattimento, hanno messo tutto quanto c'era da mettere per dare la parte migliore, hanno dato la parte migliore e adesso vedremo quello che succederà. Io non mi sento di dare un verdetto. Sì, è veramente difficile, ma basta attendere qualche istante e vedremo quello che accadrà. Intanto devo dire, è un palazzetto gremito, è un palazzetto che ha risposto al meglio con grande affetto, soprattutto Francesco Di Fiore, Emanuele Della Rosa, Beniamino di casa, cioè Emanuele Della Rosa. Ma c'è stato grande tifo e soprattutto grande correttezza sportiva da parte dei supporter di Della Rosa nei confronti di Di Fiore, quindi un pubblico meraviglioso, plaudente per entrambi. Allora, adesso la lettura dei cartellini. Siamo da pronti per annunciare ring il verdetto, Valerio, e comunichiamo Lavagna al pubblico che si tratta di una split decision. Ripeto, split decision. Giudice Paolucci, 96 a 94 per Della Rosa. Giudice Massimi, 93 a 97 per Di Fiore. Giudice Cardullo, 97 a 93 per il vincitore dell'incontro e nuovo campione d'Italia per la categoria pesi super welter, da Roma, Emanuele Ruspa Della Rosa. Vince un match che ha ricevuto un verdetto non unanime, come avete sentito. Io non mi trovo assolutamente d'accordo con Cardullo, 97 a 93, come non mi trovo d'accordo con Massimi, 93 a 97, cioè una differenza di 4 punti sia da una parte che dall'altra, a seconda di come l'hanno vista, secondo me non c'era. Comunque 96 a 94 per Paolucci in favore di Della Rosa. Se ne discuterà poi, io credo, per parecchio tempo. Sapevamo che era un verdetto molto difficile. Io non mi posso mettere dalla parte dei giudici perché non mi sento di farlo, non è nel non è il mio mestiere, non è neanche il nostro, non è il mio, non ed è difficile. Noi, però noi di solito esprimiamo soltanto un parere personale, un parere, una sensazione che può servire anche a chi sta a casa ad aprire nuove discussioni. Quello che abbiamo visto è stato un match sostanzialmente equilibrato, forse è stato più pulita l'azione di Fiore, che ha sicuramente monetizzato nelle prime riprese. Poi c'è stato il ritorno dopo la quinta sesta ripresa della box di Ruspa, quindi una box irruente di Emanuele Della Rosa. Va bene comunque così, certamente. Sì. Adesso aspettiamo che vengano i due gladiatori, perché o quantomeno il neocampione italiano, per sentire chi avevi avanti. Eccolo qui, allora scende giù, allora eccoti qua, rimani pure qui. Abbiamo una cuffia, scusaci. Ecco, allora, Emanuele Della Rosa, innanzitutto la prima cosa che voglio chiederti, la mano destra cosa c'ha? Allora, io ho avuto una frattura, purtroppo, sì, 35 giorni fa. Sì. Una frattura che ho recuperato, però lo sentivo, sì, quei colpi, non è rotta adesso. Quindi leggera. Pensavo di averlo rotto su un colpo all'inizio delle riprese. Sono partito bene, poi dopo avevo un po' di timore con la mano.
però è grande merito a Francesco Di Fiore. Io non so a vostro avviso com'era il Il match è difficilissimo. No, com'era i cartellini a vostro avviso, non lo so. Guarda, io ho sentito una split decision. Sì. Guarda, io da sopra non so giudicare il match. Questo è molto onesto, molto bello da parte tua. Sì. Io personalmente avevo visto una box più incisiva, più pulita nelle prime 5 riprese da parte di Fiore. Nel finale ancora colpi precisi. È un match pari, io davo una leggerissima preferenza a Di Fiore, ma quello che dico io non conta assolutamente nulla. Magari Nino ha visto invece un qualcosa in più da parte tua. È stato un match diviso in due parti, comunque difficile, un match in cui entrambi siete stati veramente bravi, grandi, avete dato tutto il cuore. A mio avviso pensavo che le prime riprese erano andate meglio io, tu mi dici il contrario, però... Sì. No, certo è un fatto che avete combattuto con tanta veemenza, tanta forza, molto cuore di Fiore. Siete stati più bravi di quello che si poteva pensare e immagino che una fatica così non è che l'avete sopportata altre volte, ritengo, vero? E avete avuto un cuore grandissimo. Per me è importante il tuo giudizio perché questo match per me era la decisione se andare avanti o fermarsi. Addirittura. Sì, dico la verità, perché io ho una vita di lavoro e per me era importante il tuo giudizio. Io posso dire che ti ho trovato in condizioni strabilianti, per cui non è assolutamente, tu non devi smettere perché tu puoi continuare e fare ancora le cose migliori. Sì. Okay. Allora, questo vuol dire che questa cintura torna a te adesso. Pensare a un qualcosa di continentale può essere azzardato o è lì che tu vuoi arrivare per poi dire benissimo, guarda, ci sono riuscito nuovamente, adesso mi dedico alla mia famiglia, al mio lavoro Non lo so, io questo match era un match veramente di prova per me. Due match fa venivo da una sconfitta pesante, sono sincero, inaspettata, un match che dico rifarei 10 volte, lo vincerei 10 volte. Non sono presuntuoso, sono umile. Questo match mi serviva anche per capire a me. Adesso vedrò i filmati e anche io capirò, perché io ho visto le mie riprese vittoriose da me e poi un po' sono calato, un po' di timore per la mano e tutto, ma non ho scuse. Di Fiore, bravo, ho avuto cuore e resistenza. Tu mi dici al contrario che hai visto le prime riprese vincitore Di Fiore. Sì. Nino, non ho capito cosa ha visto. Io ho visto un match difficile, un match dove vi siete eguagliati entrambi. Okay. Io non sono giudice, ho fatto il pugile, il giudice di combattimento. Il giudizio importante è quello che ho visto, due combattenti grandissimi, grandiosi. Siete due che fanno onore veramente al pugilato. Credo, Nino, quindi, che Emanuele Della Rosa faccia piacere in questo momento più che altro. Sapere, la tua vittoria, sapere da te, sono d'accordo comunque. Sì, questo è quello che hai visto, deve dare la possibilità a Emanuele Della Rosa non soltanto di difendere un titolo italiano che non ci dobbiamo dimenticare è sempre molto importante, spesso si vince e poi si lascia e questo è brutto oltre che sbagliato, ma soprattutto tornare a quei livelli continentali che ti appartenevano. Io credo che è questo che tu devi fare adesso, perché dopo questo passaggio hai delle porte aperte per conquistare vittorie maggiori, superiori a quella, anche se ti devo dire il titolo italiano è quello che è il più bello di una carriera. Sì, non l'ho mai disputato, anche per me, sai, ero anche contentissimo per me. Per cui adesso puoi, però hai una strada aperta, hai mostrato che queste 10 riprese le hai mantenute a viso aperto, non hai sofferto più di quanto si deve soffrire ed hai la possibilità di fare anche di più. No, quello che voglio dire, colpi duri non ho preso, non ho sentito nessun colpo, questo sono contento. Noi siamo in chiusura, in bocca al lupo, grazie, complimenti, congratulazioni, nuovo campione italiano dei pesi super welter, una delle categorie più belle e spettacolari della boxe mondiale. Io ringrazio Nazareno Balani per la regia. Ringrazio Vita 86 per le sue telecamere e l'assistenza generale per aver portato fino alla fine questa lunga serata. Noi ci rivedremo domani sera per il sottoclou di questa serata. Grazie a Nino Benvenuti per il commento tecnico, a tutti voi per averci seguito, la più cordiale buonanotte. Buonanotte.